Devo incontrare oggi un attore, produttore, regista, personaggio scomodo, carattere incendiario e soprattutto molto originale. Stefano? Eccoci, incendiario sì, infatti oggi vorrei essere un po' più caloroso perché è una giornata abbastanza fredda, però insomma il sole è meraviglioso. Non so se hai notato il look. Ho cercato di mettere. Ah, vedi proprio della serie. Fantastico. Ho visto alcuni dei tuoi film, alcuni dei tuoi trailer, quindi mi sono detto lui apprezza. Omologato a quello che è il personaggio che va. Stefano, sì. Regista, produttore, attore. Consumatore. Anche consumatore. Sì, ovviamente di film. Amante della buona musica. Sì. Storico degli anni Ottanta. Amante degli anni Ottanta, oltre che storico, perché ancora oggi io porto, ecco, cintura e il ciarro. Lo vedi proprio la serie, sono sei proprio vestito, sì. Vestito a paninaro, esatto, ne avrai di storie da raccontare, beh, ma sì. Prima di tutto perché siamo allo statuario? Allora qui siamo a Capannelle, esattamente, non è proprio statuario, questa è la via Acquaro, dove sono nato io, proprio in questo palazzo al terzo piano sono nato praticamente 52 anni fa, il 21 settembre 1970 in questa casa. Ho iniziato la mia vita, praticamente tanti sogni, in questa via si sono sviluppati anche dei cortometraggi con mezzi allora che era una video 8 di mio nonno, che era praticamente... Parliamo degli anni 80. Sì, degli anni 80, ero proprio un ragazzino che sognava di fare quello che poi è riuscito a fare. Quali sono i palazzi, le scuole o altre cose che abbiamo qui che allora, ti ricordano? Diciamo i palazzi, questo diciamo ti porto dentro il quartiere che è praticamente la parte... Questa è proprio la via mia, la via dove io sono cresciuto, ed è praticamente questa strada, che era un po' un comprensorio, consideriamolo chiuso, no? Quasi, perché vedi c'era questo cortile che accedeva poi al mio portone, dove noi qua facevamo tutto, le porte di calcio e poi insomma qualcosa è cambiato qui praticamente. E questa, in tutta questa via qui abbiamo fatto tante cose, insomma con gli amici. Da quello che era un gruppo musicale, io sono la batteria, abbiamo iniziato a fare questo gruppo e poi fino ad arrivare, come ho detto, a dei corti, ma con grande difficoltà, perché allora per montare una cosa non era semplice, vabbè, era tanta difficoltà dal punto di vista. Raccontaci, perché io sono sicuro che moltissimi giovani non hanno la minima idea di come funzionasse quell'epoca di pionieri. Non era facile perché ti ritrovavi in una condizione dove purtroppo facevi una cosa, poi dici come faccio adesso per montare questa cosa e quindi si inventavamo di tutto e di più, andavamo magari da un fotografo che aveva qui di zona, che aveva praticamente un sistema per montare. Tu avevi girato in pellicola, pellicoletta, quella video 8, neanche video. Super il video 8, quindi mio nonno c'aveva questa, non in videocassetta, no proprio la pellicola. Pellicola, e lui praticamente, visto che montava matrimoni, ovviamente lui faceva anche questi servizi, aveva un sistema ovviamente di montaggio, questa piccola, chiamiamola movioletta, per poter poi ovviamente farci avere un prodotto, farmi, perché poi ero io che facevo un po' tutto, quello che ancora oggi facevo l'ideatore della storia, erano praticamente dei corti e trash movie, li possiamo definire, su quello che poi erano le mie passioni. Io... La chiave è la passione. Esatto, io ho la passione dei film poliziotteschi, quelli degli anni 70. Tipo? Ma da tutto quello che ha fatto Umberto Lenzi fino ad arrivare a poi ai film di Thomas Milliam, che sono stato un cultore io proprio di quel cinema, che ripeto, ancora oggi mi vedo ogni tanto e capisco che non c'è più quella condizione di poter dire anche alcune frasi. Io oggi rivedevo una scena perché avevo fatto una battuta e non la capiva la persona che era davanti a me, dico, questa fa parte di una battuta abbastanza spinta, no? Volgare, relativa a qualcosa che poi insomma si dice ogni tanto. Non ce l'ho raccontare, non dice. Dice come stai messo a fregna. Ecco, allora praticamente questa cosa era una battuta che fece Thomas Miller al film Uno contro l'altro. Che poi fa parte del linguaggio magari un po' scurrile, ma comune. Comune, esattamente. E quindi praticamente mi sono messo in condizione di spiegare questa cosa, fargli vedere la scena, che era un film con Pozzetto. Era praticamente Thomas e Pozzetto che si ritrova a Hilton, Cavaliere Hilton,
E parlando con una matresse di questa casa d'appuntamenti, dicevo, come stai messa a quello, la prego si contenga, siamo in un hotel. Non mica ti ho detto a te di mettere la fregna a mollo. Siamo a sfogarci, a prego. Mi dai 448. Come stai a fregnere? Come? Come stai a fregnere? Bene, bene. Vabbè, tieni a mollo che mo arriviamo, capito? Ok, ciao lei, ciao. Lui era film invece tante, The Little Blue Gay, era bellissimo, no? Perché poi comunque è stato l'ultimo film poi di Thomas, purtroppo. E lì anche ci sono delle battute abbastanza particolari e spinte, e qui purtroppo ti tacciano dubbio per sessista, cose. Ecco, io faccio un cinema puro, diciamo indipendente, non mi organizzo niente, quello che è l'esigenza del film lo faccio. Ecco, questo che tu vedi era il campetto di pallone dove noi giocavamo da ragazzini. Questo era, c'erano queste porte fatte in ferro che sono rimaste quelle dagli anni praticamente 70, perché poi quando avevo 8 anni, 9 anni, eccetera, venivamo qui e queste sono rimaste da allora, quindi queste hanno una vita e così è rimasto. Ti viene un po' un brivido quando rivedi queste cose, ritorni bambino? Sì, diciamo che è chiaro che mi fa un certo effetto, perché poi non vivendo più a Roma e non sto più in Italia, quindi quando rientro in questi posti, in questi luoghi, sì, vedo tanti cambiamenti, ma anche tante cose sono rimaste, ecco, inalterate, come, ecco, una porta che ho mille ricordi di questa porta, il palo che ho preso pure di testa una volta perché, per un contrasto, tante belle situazioni, momenti pomeriggi, che è come quelli che poi passavamo agli anni 80, quando andavamo al Paradise a ballare, quando venivamo insomma nelle discoteche, quando ti sentivo pure a te su Dimensione Suoro, quindi era qualcosa di meraviglioso, no? Sentire quella musica che ci ha appartenuto e ancora mi appartiene dopo tanti anni, a me è veramente una colonna sonora dei miei giorni. Io la tengo dentro la macchina, l'ascolto molto spesso quando sono in casa, perché quella era la musica che per tanti anni, per quanto ho ascoltato tutto, rock, cose, insomma. Quello che hai fatto sulle varie interviste, no? Cioè, da Maurizio, Battista, Padre Stefano, cioè, e lì ovviamente ci vedeva una Roma, no? Una Roma che insomma hai già fatto vedere in altre interviste. Questa è proprio la periferia, no? Questa parte che poi magari la gente conosce relativamente, no? Perché questa è una Roma diversa, è una Roma che magari gente vede come Roma Sud qualcosa particolare, che c'è gente più brutta, no? Tra virgolette, invece no, io credo che c'è una Roma Sud più vera, più in tante cose. E tu non lo dici da abitante, da campanilista, perché tu hai vissuto moltissimo anche con Roma Nord. Come no, io ho visto tantissimo Roma Nord, stavo a via Cortina da un pezzo, sono stato a via di Due Ponti per un periodo. E frequentavi i locali di Roma Nord. E frequentavi i locali di Roma Nord, e la mia storica ragazza, diciamo, era proprio di Roma Nord, era di lì, quindi frequentavo Piazza Giochi Delfi, Vigna Clara, quindi comunque un ragazzo nato e bordi di periferia, come dice Eros, che va praticamente allora a fidanzarsi con una pariolina pura, però mi vedevano un po' diverso da loro, per quanto poi vestivo sempre che mi piaceva. Ecco, cercavi di travestirti? Ma più che altro mi piaceva, non è che mi volevo travestire per essere come loro, a me è sempre piaciuto, ecco, diciamo, vestirmi in un certo modo, però ritrovavano qualcosa che non gli quadrava, il tatuaggio, che allora comunque non era cosa come adesso che è di moda, no? Allora era visto un po' da delinquente, da quando tu ti presentavi magari con una moto tatuata, no? Diceva, ma questo, ma capito, è strano, cioè veste come noi ma c'ha qualcosa che non è come noi, quindi capito, poi anche i modi di dire, no? Che la borgata o comunque la periferia ti pone in un certo modo e loro erano tutti più fighetti, no? Invece noi insomma avevamo un tipo di linguaggio un pochetto più diretto, e anche quello, però ecco, ti ripeto, quando ci trovavamo poi alla fine tutti insieme, loro stavano meglio magari con uno come me che con quelli come loro. Perché sei eri più creativo, perché eri più esplicito, o solo perché eri diverso? Ma io credo perché c'era una condizione di essere proprio più esplicito, come dici tu, e soprattutto non andavo a fare il buon viso al cattivo gioco, a dare la pacca sulla spalla, perché se uno mi stava sul cazzo, cioè io lo esternavo palesemente. E questo tu credi che sia tipico delle periferie, un po' meno del centro di Roma? Ma io credo che praticamente nella periferia c'è proprio la cosa che qualsiasi, anche esagerando alle volte, anche per una semplice sigaretta, non mi dà la sigaretta, ammazza che ho fame, ammazza che ci usano termini molto forti e pesanti che in altri tempi sarebbero fatto male, no? E invece anche per una piccola richiesta su quello è un po', ecco, sbagliato dall'altra parte, però tutto sommato c'è questa, diciamo,
condizione di essere comunque più, ecco, puri nel palesare quelle condizioni che magari ti senti in quel momento. Lì magari trattengono un po' di più e poi dietro magari, ma sai, quello che stronzo, allora, capito, ma te lo fanno arrivare dopo. Tu nella tua carriera, diciamo, quando hai fatto il primo film ufficiale? Ecco, la mia carriera, il mio primo film ufficiale è stato nel 1999, che era praticamente senza, come film, Senza paura, La banda del taglierino, questi ragazzi della Roma Bene, dell'ambiente proprio, ecco, elitario, che rapinavano le banche con l'ausilio del taglierino. Faccio questo film che per un'opera prima era, ha spiazzato un po' tutti. Avevi 29 anni? 29 anni, esatto. È uscito a maggio 2000, proprio praticamente in un periodo che era molto bello per me, perché una squadra di Roma vinse lo scudetto, quindi a questo punto riescono a capire la prima squadra. No, a parte gli scherzi, è vero, uscì in contemporanea con una bellissima cosa, e devo dire che quel film io non mi aspettavo un riscontro, soprattutto dalla critica, così importante, perché già Luigi Rondi, sai, era un decano della cultura della critica, lì mi definisce il Quentin Tarantino italiano, un palpa all'italiana per Stefano Capagna, dico, e che? Ma che sei impazzito? No, ho pensato anch'io però a questo tipo di parallelo, fatte le debite proporzioni. Certo. Sei un po' il Quentin Tarantino italiano. Sai, per me era un complimento importante, soprattutto perché Tarantino, io vidi il suo primo film, Le Iene, Cani da rapina, praticamente all'Augustus, Corso Vittorio Emanuele, in un cinema che praticamente era vuoto. Eravamo io, la persona, l'amico che avevo portato, e il popcornaro. C'era nessuno. Vedi questo film, arriva geniale, perché ancora quando non lo conosceva nessuno Tarantino, e poi è uscito fuori Pulp Fiction, è andato, insomma, a Cannes, Palma d'Oro e via dicendo. Quindi questo complimento per un'opera prima, per me, dico, cavolo, veramente, perché non mi aspettavo, era il momento di Pieraccioni, Muccino, commedie e sentimenti che andavano per la maggiore, io mi gioco un'opera prima a quattro balordi, rapinano le banche, cioè non c'era proprio più il genere. E senza attori professionisti? No, diciamo che c'era Alessio Boni, che era proprio alle prime, cioè lui ha fatto il primo protagonista proprio con me, quindi Alessio fece questo film, è importante, ha fatto sì qualcosina prima, ma nulla di così importante, parliamo del 99, quindi veniva dall'Accademia d'Arte Drammatica, un attore, insomma, di una certa preparazione, poi gli altri, c'era Francesca Rettondini che faceva la mia ragazza nel contesto del film, poi c'era Massimo Bonetti, Claudio Botosso, no? Quindi c'erano dei professionisti sicuramente all'interno. Quelli che sarebbero diventati, scusami, professionisti, forse allora cominciavano a essere, avevano studiato. Massimo aveva già fatto le cose, veniva da Storie d'amore e d'amicizia, storicamente aveva fatto, insomma, Contro Isi, Le vie del Signore sono finite, quindi insomma era un attore già comunque, e anche Claudio Botosso, Soldati 365 all'alba di Marco Risi, con altri film di Pupi Avati, insomma, devo dire che c'erano, però ecco. Ammazza quello... che memoria che c'è questo qui, attenti. Infatti io dico, c'è una memoria pazzesca. Poi lì, se ti voglio portare la parte dove ci avevamo, il garage, il box, dove lì, questo garage è diventato un po' tutto, sia il punto dove suonavamo, praticamente. E tu suonavi, dicevi, la batteria? Suonavo la batteria, ero appassionato. E come batterista proprio, poi improvvisato, perché all'inizio non ce l'avevo, ho iniziato con i fustini del Dixan, che allora poi c'era il Dixan Fustone, mi ricordo che facevo questa pubblicità, io, mia madre, compra quello perché almeno posso suonare il tamburo, e da lì poi mio padre una sera si presentò con due pezzi soli di batteria vera, mo dici due pezzi adesso a Roma, di due pezzi di che? Subito, no, erano due pezzi di batteria, e da lì poi ho acquistato gli altri per poter fare, ecco, questa batteria completa, insomma. Devo dire che è stata una bella cosa. Suonavamo qui ogni tanto, probabilmente, non credo per un indice di non gradimento, proprio perché davamo fastidio, perché faceva comunque rumore. Partivano da quelle finestre lì, mele, ogni tanto ci tiravano qualcosa, proprio così, e sentiamo bam sulla serranda. Era diventata un po' una lotta, con questo. Era tipico già dagli anni 60 questo rapporto conflittuale, sì, con i vicini di casa. Un classico, infatti. Ecco, questo box, il 90, praticamente era... Ecco, questo qui è stato praticamente l'inizio di questa situazione, dove ci ho fatto suonare un gruppo, poi piano piano è diventato un po' tutto, una base, un ufficio, e di tutto quello che poi si è sviluppato dopo, ed è stato molto molto bello, perché da questo piccolo posto è nato un qualcosa poi nel tempo che si è realizzato, quindi rivederla adesso, ecco, adesso mi fa più effetto dalla porta del ghiaccio. Qua facciamo Casa e Bottega. Eh sì, Casa e Bottega, questo è proprio l'ippodromo delle capannelle, che insomma
da sempre noto per corsi al galoppo, cavalli puro sangue, e adesso fanno anche quella a trotto perché hanno chiuso Tor di Valle, quindi nella parte invernale ne sai pure di cavalli. Io questa cosa l'ho scoperta con un'intervista, sì. Per me era tutto uguale prima. Diciamo che dei cavalli, perché ci sono nato, cresciuto, non sono mai stato né un giocatore e né uno che insomma è venuto qui, perché ne ho visti tanti rovinati, arricchiti nessuno sinceramente, però ho tanti amici che poi hanno le scuderie e ho comprato anche un cavallo, un giorno sono venuto qui con una cavalla irlandese e mi sono fatto la scuderia mia. È stata così una bellissima cosa, perché, ma non perché dovevo fare chissà cosa con questa cavallina, però mi ha dato tante soddisfazioni. Vinse una trissa, mi ricordo, a Napoli con 30 partenti, non la vedevano proprio. Cioè, Stefano, ma non la fa neanche andare là, perché sono cavalli di categoria superiore. Io insomma ho preso così, ho pagato 10.000 euro ai tempi, quando c'erano cavalli da cifre molto più importanti, e vinse il premio, ancora c'ho la coppa a casa, quindi meno male che non la vedevano. Stava infatti a 20, una quota altissima, e vista questa soddisfazione, che devo dire la verità che io non l'ho vista lì, lo stavo vedendo in televisione, un mio amico mi chiama perché la corsa era via Satelli, quindi ancora non è arrivato, e lui già strillava da Napoli che era lì, abbiamo vinto, però insomma è stata una bella cosa che sinceramente in quel periodo ho passato un bel momento. Andavo a trovare lì le scuderie, una cavallina irlandese, Mommy Royal si chiamava, e mi ricordo che mio padre, quando morì il nostro bulldog inglese, che era molto dispiaciuto, insomma la prima volta forse che ho visto piangere mio padre è stato quando ha perso il cane, e allora gli ho regalato questa cavallina, mi l'ha gestita insieme a un'altra persona, poi purtroppo questa persona l'ha fatta saltare ostacoli e è caduta, e lì è finita questa avventura. Ecco le strisce pedonali, per esempio a Londra sono molto rispettate, a Roma se becchi quella nera è considerato asfalto, te piano proprio, è una cosa incredibile. Sì, a Londra anche il peggior criminale di Londra inchioda, hanno notato questa cosa. Poi quando uno si abitua, no, a certe situazioni, vedi che... Però tu a Roma da quando sei tornato e come? Ma no, io non è che sono tornato, io se ho un lavoro ovviamente di cinema rientro per fare il lavoro e poi... E torno la tua base dov'è? Londra. Ah, ecco. Sì, Londra, e quindi comunque ormai l'Inghilterra, sono diventato un cittadino inglese a tutti gli effetti. Hai anche la macchina con la guida destra? C'ho anche la macchina con la guida destra, esattamente. Quindi io... E perché adesso stiamo andando qui vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco? Allora, qui perché c'è la mia scuola elementare, praticamente, anzi qui ho fatto l'asilo e tutte le elementari, la scuola Vincenzo Magliocco, qui feci il vaiolo qua, addirittura il primo vaccino della mia vita, dentro la scuola c'era anche un ambulatorio, l'altro mi fecero il mio primo vaiolo, il mio primo tatuaggio. Diciamo. Il tuo primo tatuaggio? Esatto, no, il primo tatuaggio parlo a livello... medico, quello invece, quello vero, lo fece a 16 anni da un noto tatuatore, non facciamo il nome perché poi ecco devo dire 16 anni, faccio il calcolo, 86. 86, corretto. Non era, era legale? Ma diciamo, non c'erano proprio regole stabili, sono stati più severi quando il tatuaggio è diventato una moda, ma allora, bene o male, questo tatuatore mi fece questo, volevo un vichingo io, no? E, però quel giorno, e lui era molto bravo, niente. Forse è successo qualcosa, mi ha fatto un barbone dalla stazione Termini, oh. Non era un vichingo, quindi ho dovuto fare una copertura ed è stato veramente un dramma, il primo tatuaggio è andato male, insomma. Ecco, questa è la scuola, avevamo sempre poi attività anche all'esterno della scuola, avevamo questo piccolo, praticamente piccolo, insomma un giardino che ci permetteva di a ricreazione di stare fuori tutti quanti, intanto si litigava, perché ovviamente come succedeva allora per... anche piccole cose, però sai, quei ricordi molto belli, anche ragazzi che ho ritrovato poi negli anni, no, tramite social, dicono, ti ricordi, andavamo a diventare insieme, mi hanno mandato le foto da allora con la maestra che ce l'avevamo, e quindi è un effetto particolare, è strano, perché non ci tornavo veramente da tanti anni. E devo dire, è stata una cosa veramente, insomma... Spendiamo qualche parola su questo omaggio a Franco Califano, questo film molto toccante. Beh, diciamo che questa è stata un'opera per me di grande responsabilità,
perché se avessi sbagliato un film su Franco veramente andavo a far pasticcere a Londra. E sinceramente ho cercato di raccontare una storia diversa, no? Una storia che magari tutti si aspettavano, il Califano bello, il Califano playboy, il Califano che tutti magari in qualche modo negli anni hanno conosciuto. Ho raccontato un Califano inedito, quindi un Califano dell'ultima parte della sua vita, raccontando anche degli aneddoti, proprio dei passaggi temporali di quello che lui ha sofferto, anche quella pochezza del pregiudizio che Mazza accosterebbe all'onestà intellettuale, che non l'hanno fatto prendere diciamo neanche al Festival di Roma con un mio film, e soprattutto a lui 3 volte Sanremo, 3 volte ultimo, e lui con le canzoni che ha scritto alle altre per Sanremo sono sempre arrivate prime e hanno vinto. Minuetto, Nevica del 56, ricordiamo, La chiama in estate, e quindi questo fa capire purtroppo alle volte che ci sono dei personaggi che vengono giudicati non per quello che è la loro qualità artistica, ma per quello che decidono loro che la loro vita non va bene per quanto riguarda questo mondo nostro, come se poi gli altri fossero tutti, diciamo, tra virgolette, dei personaggi impeccabili e intoccabili. Tu non hai fatto un film per Califano senza conoscerlo? No, io ho fatto film Califano perché l'ho conosciuto bene e sono stato anche a casa sua, da via Sisto IV a Prima Valle, fino ad arrivare a una condizione di quelli che magari bene o male l'hanno visto e vissuto tanto esclusivamente nei concerti. Io ho avuto una parte fortunatamente anche di sua vita privata, e devo dire che quello mi è servito molto per poter raccontare insieme ad altri ragazzi che l'hanno vissuto con me qualcosa veramente, ecco, di inedito, di emozionante dal punto di proprio non c'era un qualcosa che uno poteva dire, ah, ma questo di Franco no, a parte ecco l'ultimo posto a Sanremo con un brano, però il resto era tutto quanto. Senti, il titolo? Il titolo era quello che lui voleva, non escludo il ritorno, anche perché l'epitaffio che ha messo poi sulla sua lapide è stato quello, e ci ha portato bene perché non l'hanno preso al Festival di Roma, ma siamo andati al Festival di Cannes, quindi insomma è stato qualcosa di più, ancora più importante. Qual è la differenza fra essere regista di film di produzioni indipendenti e invece avere un posto nel mainstream? Beh, sicuramente la libertà che il fare senza padrone per me non ha prezzo, perché comunque credo che io sento l'esigenza sempre di fare un film, e non perché mi dicono ecco ci stanno i soldi, adesso inventati qualcosa, io non mi devo inventare niente. Cioè, sento l'esigenza di raccontare delle storie che in qualche modo mi rappresentano, mi hanno rappresentato, e metto dentro qualcosa che poi alla fine se vai nel mainstream no, questo è meglio di no, no, questo non si può dire, quello non si può fare, quello è che palle, facciamo beautiful, cioè nel senso che il cinema deve essere quella realtà, almeno nei miei film che racconto storie la maggior parte vere, non edulcorata. Tu ti sei dedicato alla periferia romana? Sì. Ci sono degli illustri precedenti che l'hanno fatto, devo citare tu. Beh, diciamo, Pasolini è stato grande in assoluto, e, diciamo, anche perché il neorealismo fa parte della storia del nostro cinema, no? Ma anche il stesso Vittorio De Sica e con l'aria di biciclette, lì ho un mio parente che è Lamberto Maggiorani, il protagonista, il papà del bambino di Pistaiola, e devo dire che quel cinema secondo me ha rappresentato tanto proprio per la veridicità, per non far recitare gli attori in maniera, ecco, scontata, didascalica, è quello che io chiedo. Com'è sta cosa de Se non entro scavalco, che ti rappresenta? Beh, diciamo, mi sono fatto questo tatuaggio perché comunque è stato proprio sempre il mio modus operandi, no? Sia dai tempi dei concerti o quando non ci facevo entrare nei locali, in qualche modo entravamo, e così è stato nella vita anche in quello che ho voluto realizzare. Cioè, se non entro scavalco, ma se non mi puoi far fare sto film, allora me lo faccio da solo. E questo è, me lo produco e divento praticamente imprenditore di me stesso, mettendo io quello che voglio, ecco quello che dicevamo prima, no? E quindi non mi fa entrare, troviamo il modo di scavalcare. Questo è, penso dovrebbe essere una forma mentis di tutti i ragazzi che vogliono iniziare a fare un lavoro come quello del cinema, perché tanto troveranno sempre molti ostacoli. Il digitale aiuta molto in questo senso? Moltissimo, io l'ho detto anche in una lezione che feci all'università. Questi ragazzi che erano tutti un po' demotivati, ho detto ragazzi oggi con telefonino potete fare un film, potete fare un corto, non ci sono costi, potete fare un film a budget zero, e io una volta facevamo i Betacam per fare una cosa del genere, solo i costi di montaggio, quello che era esagerato, non potevi proprio pensare anche piccole cose di
di affrontarlo con ragazzi di giovane età che non avevano, insomma, uno stipendio o delle possibilità economiche. E poi sei un appassionato di musica. Sono un grande appassionato. Mi hai raccontato una storia interessante riguardo i Pet Shop Boys e Paninaro, tu che sei oggi in pieno look Paninaro. Esatto. Diciamo, ecco, Tozzi, noi eravamo i Tozzi, eccolo lì. Teniamo a precisarlo, no, ma non per altro, perché i Paninari stavano a Milano e i Tozzi a Roma, cioè avevamo piccole differenze. Però ecco, sì, c'è stata una situazione dove il cantante di Pet Shop Boys era a Milano e mentre era in un bar praticamente fu offeso un ragazzo praticamente da uno che non era un paninaro, insieme ad altri amici della compagnia sua, che era paninaro di merda. Allora questa cosa l'ha incuriosito, perché poi nasce un battibecco, una lite da parte loro. E dice: che succede? Chiede lui in inglese, dice: ah, questi chiamano, che vuol dire paninaro? I paninari siamo noi, questo è il look nostro. E quello ha detto paninaro di merda per quello. Allora si è incuriosito su questa moda e ha creato la canzone proprio Paninaro e fece il videoclip a Milano, dove si vede proprio questo ragazzo che fu praticamente bersagliato da quest'altro. E questa è l'origine di uno dei più grandi successi dei Pet Shop Boys. Esatto, esattamente. Proprio quello. Tu sei appassionato di anni 80 e vorresti riesumarli in una prossima pellicola. Sì, vorrei farlo sia appunto di un film che comunque originariamente parte proprio da un sogno, ecco. Da un sogno, quello che magari tutti i giorni penso anch'io, mi vorrei risvegliare e ritrovarmi in quegli anni là. L'ho sempre pensato, continuo a pensare. Erano gli anni più belli, la musica più bella, anche le mode. Cioè ognuno aveva un'identità, anche i gruppi, punk, metallari, dark, rockabilly, adesso sono tutti uguali. Ci arrivedi, tutti con risvoltino, diventa una cosa allucinante, non se possono guardare. Tutti noi che sentendoci dei filmmaker con un telefonino siamo curiosi di sentire da uno come te, qual è la genesi di un film? Come si fa a fare un film vero e proprio? Io ho iniziato con i film a girare in pellicola, utilizzavo la Fuji, prediligevo questa pellicola perché mi dava, al di là del costo che era più basso e quindi per un produttore indipendente riuscivo ovviamente a capitalizzare tante cose dal punto di vista del risparmio. Per quanto riguarda invece la pellicola, quando è morta, è finita, io ho cercato di adeguarmi a quello che erano i tempi, però c'è un grande risparmio, sicuramente è tutto più agevolato. La produzione parte da un'idea e mentre scrivi già devi capire che scrivi, perché mi ricordo un vecchio organizzatore generale del cinema che un giorno aspettava un ragazzo che doveva portare la sceneggiatura, gli ho detto: ah, devo fare un filmetto, ce l'hai un filmetto a basso costo? Sì, guardi, lo porto. Questo lo apre, dice: a ho aperto la prima pagina, un elicottero sorvola Venezia, ecco, arriva dalla sceneggiatura, ma te la ci ha detto a basso costo, elicottero, Venezia è la città più cara. Quindi si parte proprio da quello, dalla scrittura, che uno deve partire proprio da questo presupposto, che se scrivi un qualcosa che poi ti porta e ti pone in una condizione di avere dei costi elevati, diventa un problema serio, diventa un problema perché per andare ad affrontare, i film in costume costano, ci sono tante dinamiche che si possono ovviamente modellare già dalla base della sceneggiatura e quindi quello è il primo passo, dopodiché devi reperire i fondi. Adesso ci sono tanti modi, insomma, ci sono i sponsor, perché tanti che si avvicinano al cinema con la tax credit, vuoi anche con il product placement, possono abbattere dei costi, quindi si usa anche un sistema produttivo di questo tipo, puoi trovare degli sponsor e iniziare con una startup di chi crede in te. Ovviamente è chiaro che un conto è un'opera prima, un conto se già hai fatto qualcosa e poi dimostrarlo diventa più semplice e ti approcci ovviamente a quello che è l'inizio della produzione, fai un budget e da lì cominci a vedere sopra la linea e sotto la linea quello che devi andare a fare. Sottolineiamo che devi essere imprenditore tanto quanto artista. Beh sì, sottolineiamo vuol dire che se tu hai fatto un budget e poi magari vuoi un attore di nome che quel budget te lo fa sforare, è normale che sopra la linea vai a toccare dei costi più importanti. Quindi tu dici: voglio spendere 100, ma poi solo quell'attore me ne chiede 80, già di considerare più 100 sono 180. Allora rinuncia a quell'attore, prendi uno altrettanto bravo, e tanto ormai non c'è più quello che porta la gente al cinema. Il cartellone lo fa più che altro la storia, a meno che non c'è veramente un attore americano di richiamo importante, ma ormai, ripeto, non ci sono più quegli attori che una volta, diciamo, che a parte le commedie ultime che ha fatto Zalone, e perché insomma piaceva lui, però mettere un personaggio sicuramente aiuta, perché ci sono attori molto bravi che ancora insomma danno attenzione, però dipende sempre dal contesto, dal film e dalla situazione. Questo è un posto importante per te, qui allo statuario.
Eh sì, questo è un posto importante, Fabio, perché qui ho ricominciato, diciamo, la mia carriera, perché era finita. Era finita per un caso giudiziario kafkiano, che così posso definire. Sai, il salotto buono di questo nostro mondo mi mette ai margini, mi ha messo sempre ai margini. E quindi si sono sempre spartiti le cose per conto loro. Io volevo fare, volevo continuare a fare, ho dimostrato anche di saper fare. E quindi quando il salotto buono ti mette ai margini, tu ti inventi qualsiasi cosa pur di costruire, fare, produrre e realizzare quelli che sono i tuoi sogni. Alle volte ti fai pure male. Io mi sono fatto male perché ho incontrato gente di un certo tipo che magari in qualche modo ha approfittato anche della mia situazione, di quello che, della mia porta che gli ho aperto anche a persone che magari non erano meritevoli, e quindi ho pagato anche duramente, perché comunque ho fatto tutto quello che secondo loro era giusto fare. Quindi 4 mesi e mezzo di custodia cautelare in carcere dentro 6 metri quadri di cella, poi sono uscito fuori e automaticamente avevo un anno di domiciliare senza nessun tipo di comunicazione con l'esterno. Se mettevo un like su Facebook mi arrestavano, quindi comunque era una condizione particolare che dava ovviamente a me una certa destabilizzazione. Poi mi hanno concesso i lavorativi, dovevo andare in un posto e grazie a Claudio, il proprietario di questa palestra, sono riuscito ad approdare qua. Lo psichiatra del carcere di Regina Coeli mi ha prodotto il mio film, ha fatto una cessione del quinto al suo stipendio, quindi in poche parole di tutto quello che poi alla fine hanno detto e fatto, si sono praticamente tutti quanti ricreduti, perché poi da quelli che mi hanno tolto anche la semplice amicizia da un social sono ritornati, ah ma io lo sapevo che tu, è normale, no? I vari fenomeni. Questo perché sei stato assolto poi. Certo, io comunque... Non dire certo come se fosse normale. No, lo dico no perché ti spiego, l'assoluzione non fa notizia in Italia, lo fa solo se ti carcere. Allora, quando sbattono il mostro in prima pagina per qualsiasi cosa, anche per una cosa minore, anche perché io insomma avevo una contestazione del reato di calunnia, quindi la calunnia insomma credo che solo in Italia ti fanno far carcere, ma automaticamente c'era un contesto, una situazione particolare. Io credo che in qualche modo, non voglio entrare in merito a quello che sono state poi le cose pregresse, perché dovremmo aprire un dibattito talmente lungo che un'intervista non basterebbe, però ti parla proprio che ti mettono a caratteri cubitali con tanto di foto e poi la riabilitazione ti fanno il necrologio, quello dei morti, e quindi praticamente non esiste, magari lo trovi su Wikipedia perché comunque è riportato, ma non c'è una condizione. Ma tutto ciò, ripeto, va bene, queste sono quelle cose che funzionano. C'è un attore recentemente che ha avuto una riabilitazione senza far notizie grazie a Franco Nero, ha ricominciato, eh? Ero con lui proprio l'altra sera, proprio facciamo il nome? Sì, Kevin Spacey, quindi stavamo insieme in questa presentazione del film ultimo di Franco Nero al Cinema Adriano, e devo dire che è stata una cosa meravigliosa, perché rivedere un uomo che malgrado è stato massacrato a livello mediatico ce l'ha fatta. Poi bisogna vedere, perché poi queste accuse ormai sono diventate un po' una sorta di condizione di moda anche, no? Anche se poi ci sta chi deve giustamente pagare quello che fa, ci mancherebbe, perché chi ha sbagliato deve pagare, soprattutto i reati come quelli che hanno contestato a lui. Però sembrava che le prove, anche quelle di Johnny Depp, no? Come vedi, si era montato un caso incredibile e poi invece alla fine era tutta una montatura. Diciamo che i giornalisti campano di questa cosa qui, sì. E non dismentite. Assolutamente, diciamo, calcano molto la mano, ma a qualcuno piace questa cosa e c'è gente che si è messa in condizioni di vendersi anche storie inventate ai giornalisti, perché magari l'insuccesso può dare la testa, più del successo. In Italia si perdona tutto meno il successo? In Italia si perdona tutto tranne chi ce la fa, poi successo o meno, e alla fine chi ce la fa, soprattutto da solo, senza aver avuto un padre come me che si chiamava con un nome importante, ecco, senza citarne, e mio padre era un semplice orologiaio, io sono riuscito comunque a fare un percorso per conto mio, da solo, quindi con grande fatica. Ho dovuto superare tantissimi ostacoli, però alla fine ho realizzato quello che erano i miei sogni e continuo ad andare avanti sia col cinema e sia su un lato, ecco, imprenditoriale dal punto di vista dell'ospitality. Però credo che in qualche modo questo lo paghi perché c'è la frustrazione e l'invidia, che è la virtù dei perdenti. Credo che questo sia un asse portante di molte teste non pensanti, no? Gente che ha il consiente intellettivo di una Coca-Cola zero, persone che purtroppo vorrei entrare molto spesso in quelle teste, no? Per provare la sensazione del vuoto, perché quando io vedo qualcuno che ce l'ha fatta, prima di me, io sono uno che riesce ad apprezzare, a stimare, anzi a cercare di emulare quello che fa una persona che ha fatto più di me, ma no a rosicare come di Maroma.
siamo nel centro sportivo che ti ha ospitato umanamente ma anche professionalmente. Esatto, questa sala io ho ricostruito il mais praticamente. La famosa discoteca accanto a Pezzale Flaminio. Esattamente. Via Beccaria. Via Beccaria, che poi è diventato Le Stelle. Il mais l'ho fatto qui in Rabbia in Pugno, il mio film che c'è su Prime, a parte ci sono tutti i miei film su Prime Video. E praticamente qui ho voluto rifare il mais, infatti si vede la scena, così legge proprio mais in molti punti, è stato ricostruito completamente dentro. E penso forse questo era quello più grosso il mais, come un pochino più grosso. È tutto nero, quindi l'hai fatto tutto nero qua? Ho fatto nero, e infatti se tu lo vedi era nero con la scritta mais, proprio col font proprio del mais, e qui quindi Rabbia in Pugno. Potrete vedere il mais in una condizione... Si trova su Prime? Su Prime Video. La scena perché, hai coinvolto il mais nelle discoteche? Di che parla? No, non ho coinvolto il mais. È stata una mia dedica, un mio omaggio che ho voluto fare. Una citazione? Una citazione a una discoteca che in qualche modo poi non era la mia discoteca di riferimento, perché io insomma andavo Paradise, che è poi diventato Gilda. Andavo all'Isteria negli anni 90. E, insomma poi sì, Executive, tutto quello che riguardava quello. Però ecco, lì è stato Acropolis, che insomma tu conosci bene perché prima era Matchmore, però mi è mancato il pezzo del Matchmore, ero troppo piccolo, quindi il mais però era qualcosa che mi attirava. Quando andavo lì era sempre una serata positiva, cioè succedeva qualcosa, riusciamo a beccare qualcosa di interessante, quando uscivi con l'intento di prendere qualcuna da rimorchiare, il mais portava bene. E allora ho detto, dedichiamo questa scena al mais, che è stato un po' poi ecco il film mio di rinascita, Rabbia in Pugno, e cronaca poi di Un Assurdo Normale subito dopo. Siamo nel mio ambiente naturale, in piscina, perché? Perché qui praticamente c'è una scena finale del film Rabbia in Pugno, dove io ho girato sempre questo film tutto all'interno della palestra, anche perché non potevo uscire. E qui c'è una scena di sparatoria dove si vede praticamente uno stuntman che cade, molto bravo, che fa questo lancio da quella ringhiera là sopra e va a morire dentro la piscina sinabissa. Abbiamo fatto anche una scena con la camera sott'acqua, e quindi questo è uno dei tanti punti delle location che abbiamo. Ti brilla l'occhio, sei orgoglioso di quel film? Sì, sono orgoglioso perché è stato il mio primo film che ho fatto dopo un periodo buio, quindi è stato un ricominciare e non mi sembrava vero. C'era Maurizio Mattioli che ha partecipato carinamente, insomma, a parte lui ha fatto anche la prefazione del mio libro di cronaca di Un Assurdo Normale, insomma, sono molto molto contento. C'è una Roma che è molto attenta al lato umano ed è tipica. Una Roma vera, quella attenta alla Roma. Non a caso tu, Califano, Mattioli, sono questi personaggi che poi umanamente sembra abbiano una grande profondità, io non li conosco, ma tu sì. Assolutamente sì, sono persone che hanno quella sensibilità che è merce rara, purtroppo non sono persone aride, e quella Roma, come diciamo, decore che una volta c'era e che purtroppo è un po' imbastardita. Qui hai girato altre scene qui sotto. Sì, qui c'erano altre scene dove c'era il rifugio di Claudio, praticamente su Rabbia in Pugno. Perché qua c'è un'altra piscina, no, questo centro sportivo è enorme. È enorme, è un centro commerciale. E tu cosa hai fatto qua? Qui ho fatto il covo di Claudio, che si nascondeva ovviamente verso la palestra. Chi è Claudio? Claudio Del Falco, che è il proprietario della palestra, nonché protagonista di Rabbia in Pugno. Ah. E poi ha partecipato anche a Califano, altre mie pellicole, quindi insomma... Hai degli attori ricorrenti nelle tue pellicole? Sì, 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 ce li ho, come Claudio Vanni, che ha fatto con me diversi film, che poi insomma è stato sulla terza parte di Suburra, è entrato come nuovo personaggio, era Titto, il personaggio di Roma Nord, è un attore che ho portato diciamo su diversi miei film e ci ho creduto molto, insomma anche in lui, come ecco Claudio Del Falco, che è, insomma poi del rapporto con Claudio c'è un discorso poi anche attoriale che ho utilizzato molto spesso sia le sue location che anche il discorso di avere lui come attore nel contesto delle mie opere. E qui invece hai ricostruito il Sistina. Ebbene sì, qui ho fatto il Sistina su Non Escludere Ritorno, il film su Franco Califano, e ho fatto anche il mio film Cronaca di un Assurdo Normale, dove ci sono le scene molto importanti che abbiamo girato qui a teatro. E quindi insomma si vedrà tra poco anche Cronaca su Prime, perché è uscito solo su Cine 34, a parte in DVD si trova, però uscirà questo film molto scomodo, ma sicuramente da vedere, della mia storia che ho raccontato
prima, e che insomma in questo film è tutta completa, e non è facilissimo da comprendere, sono dei passaggi temporali, dei flashback, quindi non è una storia, bisogna starci dietro, però alla fine è uscito fuori un qualcosa che... Cioè ti rappresenta, il film alla fine l'hai rivisto e ti rappresenta. Sì, assolutamente. Hai detto sì. Tutto quello che avresti voluto dire con la rabbia e l'amarezza che ha suscitato negli anni. Esattamente, proprio portato in anteprima mondiale a New York e l'abbiamo presentato anche al Festival di Venezia. Cronaca di assoluto normale, quindi insomma appuntatelo. Forse non sei la persona più adatta per rispondere perché sei coinvolto, ma perché sei ai margini della cinematografia italiana? Perché come in qualche modo anche Califano era ai margini della, del ritorno su un personaggio a cui tengo molto e effettivamente sono molto legato, lui una volta me lo disse, dice tu sei il Califano del cinema, perché in qualche modo quando si è scomodi parlando direttamente una lingua che magari alcuni preferiscono edulcorare, cercare di dare la pacca sulla spalla di Buon Viso a Cattivo Gioco di cui parlavamo prima, preferiscono avere altre tipologie di personaggi, anche a livello politico. Io non mi sono mai, diciamo, più che altro messo in tasca una destra di partito, però ho pagato quello che non era il mio travestirmi d'artista, non mi sono mai messo una sciarpa al collo, l'occhialetto o il capello lungo, ho cercato il modo di essere me stesso e vestirmi come sono, ecco, non travestirmi. E questo probabilmente in Italia si paga. Ah, qua c'è il lato estivo del circolo. Hai visto? In anteprima, vedi, è ancora raramente e si trova durante l'inverno una piscina con l'acqua pulita e limpida. Tanta roba, eh? Tu che sei appassionato di calcio, hai fatto qualche cosa che ha a che fare con lo sport? No, però con lo sport in sé per sé, con il calcio non l'ho mai fatto, anche perché per fare un film di calcio c'è bisogno... L'hai sfiorato come con i tifosi? Sì, però non è calcio, insomma, fa parte di un discorso diverso, anche se quello dei tifosi che ho fatto, l'ultimo Ultras, è un film che non aveva quel titolo, ci tengo a precisarlo, era un film che si chiamava Punti sull'anima, poi il discorso distribuzione ha imposto un titolo dove ci fosse la parola Ultras, ed è l'unico film di cui in qualche modo non sono veramente soddisfatto, perché era completamente un'altra storia, non c'entrava nulla il discorso Ultras, e mettendo quella parola, chi è andato a vederlo giustamente con le aspettative che doveva vedere, si è incazzato giustamente, perché comunque non c'entrava niente. Quindi si chiama Ultras ma non è dedicato ai tifosi? Non è dedicato, né parla di tanto, c'è una storia sì che richiama un discorso di una latitanza, di un personaggio che allo stadio ha colpito un altro tifoso, ma tutto sommato la storia è centrata su una storia d'amore di questo latitante che anche abbaia non morde ma rompe i coglioni. Ah sì, ecco. Andiamo in chiusura, ti ringrazio per averci dedicato al qualcosa anche di molto più personale di quello che potessimo immaginare, ti sei aperto più che mai. E programmi abbiamo, diciamo, un progetto questo su un film sugli anni 80, una serie che sto iniziando a scrivere per Prime sempre, e quindi insomma, e poi un qualcosa che dobbiamo realizzare tratto da un libro, e insomma ci sono tre progetti importanti, speriamo, ecco, al più presto di ritornare sul set e di battere questo. Resti a Roma comunque? Ma diciamo per ora non devo capire un attimino quando iniziamo la preparazione, quindi sono sempre con piede da una parte e un piede dall'altra, ma cercheremo di rimanere un pochino di più del solito. Grazie Stefano. Grazie a te.